Alessandro Di Battista, buongiorno. Buongiorno a voi, Allora, se ho mi date poi letto. il contatto di questo signore io forse posso fare qualcosa, nel senso, Ah, qualche interrogazione, ottimo. posso riflettere su questa cosa Interrogazione, lo e facciamo subito ragionare. perché Dopo datemi il saranno contatto, per gli favore. ultimi mesi di mandato di Battista, che ha già raccontato, annunciato pubblicamente di non ricandidarsi. Quindi sicuramente gli diamo il contatto e lo ringraziamo per questo impegno. Ha pubblicato un libro che io ho letto. È un libro scioccante perché raramente un politico espone così il proprio privato, in cui racconta la sua esperienza di paternità e spiega con questa priorità, la paternità prima di tutto, anche la scelta di abbandonare la politica in Parlamento. Era, come dire, quando è maturato dentro di lei questa scelta? In realtà Luca, io non me lo ricordavo l'altro giorno durante la trasmissione sulla 7, quella di Diego Bianchi, ho rivisto il mio video di presentazione, già lo dissi allora nel 2013, anzi era il 2012, e poi l'ho ribadito diverse volte, anche nel 2014 in TV, ma nessuno mi ha mai creduto. Io ho sempre voluto fare una legislatura, poi sì, mio figlio ha accelerato una decisione già presa, però 5 anni per me sono stati moltissimi, mi sono impegnato tanto. E come tu sai, prima scrivevo reportage, mi occupavo di tematiche sociali, anche a livello internazionale, ora voglio tornare per un Però po' a fare questo. posso fare una domanda? Perché mentre io lo ricordavo questa cosa, l'ho sempre associata, è vero che lei l'ha sempre detto, cioè come analista e giornalista io mi ricordo che l'ha detto, ma la cosa che voglio chiedere è questa, se dovesse spiegare in sintesi, tra i due fattori, l'averlo sempre detto, cioè che non voleva la continuità del politico, della professione da una parte, poi magari si fa politica altrimenti, lei l'ha detto e si vede, la farà altrimenti, ma comunque non in Parlamento, e l'elemento aggiuntivo della paternità, quale delle due cose conta di più? Cioè conta anche il fatto, detta fuori dai denti, che l'esperienza in Parlamento che ha fatto probabilmente, come si aspettava, non è stata un granché, perché uno entra in contatto con un modo di fare politica che è abbastanza deludente. Conta anche questo, Di Battista? No, onestamente no, perché io non considero le istituzioni una brutta cosa. Diciamo che 5 anni fa credevo che all'interno del Parlamento vi fossero tutti ladri, invece no, ho conosciuto persone oneste in tutti gli schieramenti politici, da destra e sinistra. Ciononostante, quel che ho capito è che un po' il vizio oscuro di questo palazzo è il distacco dalla realtà. Si entra parlando dei problemi dei cittadini e poi, se non si sta attenti, si finisce a parlare di correnti, controcorrenti. Per questo il movimento si è dato la regola dei 2 mandati, che per me è una salvezza, perché non è che evita del tutto. Le regole del Movimento 5 Stelle non è che evitano del tutto contaminazioni, per esempio rifletto su candidare soltanto incensurati, però ne riducono drasticamente poi le possibilità in un certo senso. Quel che ho visto in questi 5 anni è fondamentalmente che molti politici sono brave persone, ma poi dipendono dai finanziatori delle loro campagne elettorali. Cioè, quando io spesso ho fatto un esempio, Riva dell'Ilva, pace all'anima sua con tutto quel che ha fatto, non è morto, però finanziava contemporaneamente Berlusconi e Bersani, finanziamenti assolutamente leciti, eh? A Berlusconi diede 240.000 euro a Forza Italia, a Bersani 98.000 euro. Ecco, qual era l'idea di Riva? Io finanzio tutti perché poi in un certo modo li controllo. Infatti, negli ultimi anni sono stati licenziati molti decreti salva Ilva, nessun decreto salva cittadini di Taranto, dove nel quartiere Tamburi si continua a morire ad ogni respiro. Questo è il vizio che ho visto del palazzo, per questo anche io ho preferito fare questa scelta che avevo già maturato e fare politica in un altro modo, farla di fuori dei palazzi, ma certamente mio figlio, quando ti nasce un figlio, semplicemente quel che ho visto è dai un po' più forza già alle tue aspirazioni, dici ok, se è una cosa che puoi fare, falla perché è giusto così. Pagina 163 del libro, la prima lettera a suo figlio. Ciao Andrea, come stai? Mi pare molto bene. Un racconto in cui ci sono cose anche curiose, simboliche. Di Battista dipinge sulla pancia gravida della sua compagna il Sud America a testa in giù, perché sulla parete
parte di una casa in Guatemala assieme a due miei amici catalani, rubando da un libro galeano, lo avevo già fatto perché il nord e il sud sono una pura convenzione. E poi questa bellissima lettera si chiude con questa epigrafe: sei nato alla rovescia, la posizione più sana per venire al mondo, sei nato alla rovescia, ma in un istante mi hai raddrizzato la vita. E Di Battista, poi arriverà anche il momento del conflitto, io ho 11 anni, già sto combattendo, quindi il raddrizzamento è anche costoso in certi momenti, è faticoso, però è bello. Questo entusiasmo si sente diverso dai ragazzi, sì, della sua generazione? Beh, per esempio mi va tantissimo di impegnarmi in questi ultimi mesi. Io mi sono impegnato tanto come parlamentare, ora posso aver fatto cose buone e cattive, più che buone e cattive no, perché mi sono sempre comportato bene, diciamo condivisi più o meno, però mi sono impegnato tantissimo e ho tantissimo voglia di impegnarmi nei prossimi mesi. Per esempio vorrei tantissimo che fosse approvata la legge sul biotestamento e la legge su contro i vitalizi, e mi impegnerò tanto nelle prossime settimane fino alla fine della legislatura. Tra l'altro non vedo l'ora di fare una campagna elettorale da non candidato. Forse è un qualcosa di originale, perché poi è vero, lo dico senza falsa modestia, io molto probabilmente al 90% avrei avuto la poltrona riassicurata. Certo. E per me quel che conta è che il Movimento 5 Stelle possa andare al governo, per cui mi impegnerò tanto, e quello pure che ti dà la paternità è la voglia di fare bene le cose che fai, e le farò fino alla fine, mi impegnerò in questa campagna elettorale, solo che la farò dicendo non dovete votare me perché io non sono candidato. Senta questo messaggio che arriva, sei autentico. Dibba, non puoi lasciare la politica, da 5 stellino lo considero un tradimento. Corrado da Milano firma, c'è il nome del telefono. Io credo di sì, nel senso che... Come sì? Che sia no, vero. Non no, è un tradimento. Non credo che sia un tradimento, credo che sia vero questo messaggio, perché ho visto che qualcuno è rimasto anche deluso. E onestamente questo lo considero un attestato di stima, nel senso... Non credo che se Formigoni desse la stessa notizia riceverebbe le stesse identiche reazioni, evidentemente mi sono comportato bene. Quel che però vorrei dire a Corrado è che il tradimento ci sarebbe, come l'ho scritto, soltanto facendo quel che devi fare e non quel che vuoi fare. Lo sa che nello stesso giorno della sua notizia è uscito un retroscena, questo complicherebbe, quindi la dobbiamo fare come domanda, che dice sì, ma in realtà Di Battista già sta pensando a prendere il posto di sindaco di Roma. Sì, sì, non letti tanti, Luca. Ma si sente di dire è una panzana? Sì, è una panzana. Non accadrà mai, neanche in caso di dimissioni della Raggi? È una panzana, tra l'altro non succederà neanche questo, però è una panzana. Io stimo tanto Virginia e so quanto è difficile fare il sindaco di Roma, che per me è più difficile fare il presidente del Consiglio, e vedo una serie di cose che si stanno avviando nel modo giusto, perché quando fai gli appalti pubblici nel modo giusto e trasparente ci vuole tempo, ma così non alimenti corruzione, non sale il debito di una città. Roma ha 15 miliardi di euro di debiti, quasi tre volte i debiti della regione siciliana. È veramente complicatissimo amministrarla, e vogliamo 5 anni, quindi una consigliatura, per dimostrare quel che abbiamo fatto. Poi se dovessimo fallire, i cittadini al termine del mandato non ci voteranno più. Però per tornare alle panzane, alla dietrologia, non è che mi abbiano molto toccato, però ho capito quanto questo paese sia un po' tarato mentalmente, cioè se uno fa una scelta, che tra l'altro ho sempre detto in ogni modo, urbi e torbi, partono gli esperti delle strategie e della dietrologia. Cioè, in un paese dove si è così abbullonati alle poltrone, Napolitano è entrato in Parlamento nel 1953, 64 anni fa, considerare il fatto che un parlamentare voglia per un periodo, poi nessuno mi vieta e mi impedisce di tornare, di candidarmi tra un po' di tempo. Esatto, no, ma però vederci dietro questa una strategia è ridicolo. Lo so, non so però quanto la... durerà la prossima legislatura. Lo so Di Battista, però insomma è ovvio che i retroscenisti esistono e li lasci campare. Ma come poi... vivrà Di Battista economicamente? Se posso, il problema, avendo anche un figlio, cioè, di cosa campo da domani? Già me l'ha chiesto la Gruber. Ma lo richiediamo perché non diciamo tutti che non farò mancare mai un degno sostentamento alla mia famiglia. Ho capito, ma come immagino che facevo prima lo continuerò a fare, spero di
trovare la possibilità di farmi pubblicare alcuni reportage sociali di politica innovativa, di quindi come giornalista e scrittore, più altro come reporter, poi vedremo. Però quello che le faccio... come prima mi dovevo trovare lavoro, me lo dovrò trovare dopo essere stato parlamentare, e mi sembra pure una cosa in un certo senso anche bella. Poi non vi nego, adesso una diciamo, sono conosciuto, anche ho dei social molto forti, e questo ti permette in no, ma è un avviamento di lavoro, ma certamente, quindi secondo me è anche un buon esempio, bisognerebbe estenderlo invece della continuità ai parlamentari. Poi sono dirigenti politici, continuano a fare politica, ma la continuità in Parlamento secondo me non è un vizio. Detto questo, le posso... Io ho visto proprio questo, cioè concordo con lei, nel senso, io ho visto che a un certo punto c'è, cioè, il rischio appunto di appiattimento. Sì, no, ma io l'ho visto tanti anni fa nella Prima Repubblica, sono d'accordo con lei, perché al prescindere dalle forme Stato-Governo è una roba che tende anche a cristallizzare le appartenenze all'interno dei partiti e così via, tutta una serie di cose che sono tutte patologiche. Invece la domanda che faccio è l'effetto dell'esperienza di dentro, dalle istituzioni. Lei ne ha parlato bene prima e ha detto, io ho visto che c'è gente aveva un'idea generalista sui difetti morali della politica, poi invece c'è gente per bene, al di là del fatto che la pensa diversamente da me in ogni parte. Ma le faccio una domanda: lei nell'animo e nella pluralità delle anime dei 5 Stelle, che così è anche la forza del movimento da sempre, spiega perché prende tanti voti, perché sono tanti delusi che continuano a scegliere e hanno scelto 5 Stelle per dare la spallata al sistema dei vecchi partiti, però lei è un po' l'anima, come devo dire, non si arrabbi se la definisco così, in coerenza a quello che ha fatto lei, il reportage, l'America Latina, tutto quello che sappiamo di lei e che ci ha raccontato sempre alla radice della sua passione, è un po' come se fosse l'anima chavista, bolivarista, come devo dire, ecco, per intenderci, ma non lo dico per prenderla in giro, lo dico per capirci. Allora, la domanda che le faccio è, vista la complessità delle istituzioni, vista da dentro, lei prima ha fatto riferimento ai debiti di Roma ereditati, e quelli bisogna maneggiarli con una certa cura, uno li ha ereditati, ma sono tanti ed è un guaio, bisogna sapere dove mettere mani nelle istituzioni, come ha detto lei della RAGI, sono d'accordo. Visto tutto questo in questi anni, il bagaglio in più che significa mettere la testa sui numeri e la difficoltà di maneggiarli, nella diversità dei punti di vista, oggi non le fa essere un pochino più critico, visto anche l'esito che alcuni regimi coerenti nel regime bolivarista ci ha visto? Penso al Venezuela, dove la gente muore di fame oggi, no? Allora, uno può dire, è la CIA e l'America, e dall'altra dire, beh, forse la semplificazione di credere che quel tipo di impostazione porti al benessere e sia la risposta ai problemi, meglio rivederla un po'. E lei, un pochino di autocritica, viste le istruzioni dal di dentro, i numeri dell'economia dal di dentro, sulla semplificazione di tutto il potere al popolo, oggi la farebbe oppure sono io che sbaglio? No, però attenzione, io non credo mai di aver preso posizioni su Venezuela. Verissimo, non le ha prese. Non le ha prese. Del presidente Maduro, fermo restando che molti paesi latinoamericani, ma anche paesi mondiali, subiscono delle ingerenze straniere. E io credo nella sovranità dei popoli e nell'autodeterminazione dei popoli, nella sovranità anche del mio paese, dell'Italia, e non posso tollerare delle ingerenze. Io mi sono molto arrabbiato durante la campagna referendaria perché l'ambasciatore statunitense Phillips mise bocca sul referendum. Cioè, questo è le mie critiche in generale di geopolitica, quando alcuni paesi intervengono su fatti che li competono, e potrei fare l'esempio della Libia, potrei fare tantissimi esempi. Però lì è un regime che fallisce e produce fame e prigionieri politici, ecco. Per amor di Dio, ma nessuno, il Movimento 5 Stelle condanna qualsiasi forma di violazione dei diritti umani a livello mondiale, per l'amor di Dio. Però sul fatto della complessità, io vi dico una cosa, la politica è difficile, sì, probabilmente amministrare è molto complesso, cioè, ribadisco, fare il sindaco di Roma per me oggi è il mestiere più difficile in Italia. Il parlamentare in realtà non è un compito così proibitivo, cioè alla fine di che cosa si tratta? Si tratta di valutare dei provvedimenti, valutarne l'efficacia e votarli. Io non mi sono mai vergognato di un provvedimento che ho votato, e ho parlato con parlamentari di altri partiti che mi dicevano, sto votando una porcata ma non posso non votarla perché me lo dice il partito, tipo Jobs Act, tipo l'abolizione dell'articolo 18, tipo la buona scuola,
tipo lo sblocca Italia e tante altre porcate che sono passate, tipo alcune leggi elettorali incostituzionali. Cioè, scusate, io non ho mai votato una legge elettorale incostituzionale. Quando arrivò l'Italicum, che tutti dicevano conviene al movimento, in effetti conveniva al Movimento 5 Stelle, e noi voi non guardammo, votato. Valutammo che appunto si trattava di una legge incostituzionale e votammo contro. Cioè, qual è il ruolo, il lavoro di un parlamentare? Pensiamoci, votare delle leggi che ritiene giuste e opporsi a alcune ritiene sbagliate. Opporsi a delle leggi che ritiene sbagliate. Una domanda, visto che non sarà più sotto questa tagliola per le candidature, con questa legge elettorale, si discute nei 5 Stelle se sia giusto avere la candidatura nell'uninominale e il paracadute nel proporzionale. Qual è l'opinione di Battista? Non ci ho riflettuto su questa cosa e comunque non ci riflettono i parlamentari, per un discorso semplice, perché ci sarebbe un conflitto di interesse. Noi, il movimento funziona in questo modo, i portavoce in Parlamento si occupano di leggi e del loro lavoro da parlamentari. Coloro che sono appunto Grillo, che è il garante del movimento, ha il compito di valutare le migliori regole sulle candidature, perché su queste i parlamentari non ci devono mettere bocca. Io credo questa cosa qui. Bene. Sulla legge elettorale, su come andranno, io l'ho detto tante volte, io credo che il movimento sia molto forte e credo che in questo momento tante persone, piuttosto che rivedere alcune cariatidi di politiche, ci sosterranno, soprattutto negli ultimi giorni. Credo che siano forti e se leggo le dichiarazioni da una parte di Renzi e dall'altra parte di Berlusconi, che sono continuamente quasi ossessionati dal movimento, cioè Berlusconi sembra un disco rotto, ritirano fuori gli stessi identici slogan del 94, noi siamo peggio dei comunisti, detto da uno che è un comunista, l'ha rivotato Presidente della Repubblica, no? Oddio, va bene, allora auguri, farà tante presentazioni del libro di Battista? No, farò la mia attività da parlamentare fino alla fine, poi il libro lo presenterò il 10 dicembre, però io mi dedico ancora più di prima all'attività politica. Auguri.